Finita la partita col Southampton, noi abbiamo anche un presidente di un club importante che è Giorgio Cavazzoli. Esatto. Allora, se ti abbiamo preso, portato Giorgio Rossoblu, vediamo anche. E tra l'altro ti abbiamo preso proprio dallo store che hai appena acquistato, sì, sì. Anche delle. Parliamo un po' di questo club e tanto anche un'analisi della partita. Ma la partita è una partita dove il cuore rossoblu batteva forte, ma sono ancora molto appesantiti dalla preparazione. Si vede che la squadra ha un assetto proiettato molto sul gioco stretto, che piace a noi, perché abbiamo sempre visto dei gran lanci lunghi, invece mi sembra che Pippo Inzaghi stia organizzando un gioco stretto, un gioco con palla bassa. Mi è sembrato Falcinelli assolutamente integrato, appena arrivato ma già integrato. Mattia Destro sappiamo chi è, speriamo che quest'anno dia un po' di più gol, altrimenti non sapremo come fare. Beh, diciamo che Mattia Destro però ieri il Bologna ha giocato la partita con Santander e sì. Palacio, perché poi sì, sì. L'intenzione credo che sia proprio far giocare Santander come prima punta. Certo, Santander mi è sembrato, che ho visto anche ieri, eravamo qua io e mia moglie, Santander l'ho visto un giocatore prestante dal punto di vista fisico, anche lui molto rivolto indietro, chiede la palla, vuol far gol. Speriamo che sia quella punta che fa i 20 gol che servono al Bologna. Quest'anno è un anno veramente dove ci sarà da lottare molto. E invece per quanto riguarda il tuo club? Ma noi siamo un po' sparsi. Diciamo anche qual è? Sì, si chiama Club Tino Luglia Carpi, è un vecchio tifoso del Bologna. Noi a Carpi abbiamo sempre avuto una tradizione di tifo bolognese. Stiamo sotto quella struttura dove c'era scritto una volta che il Bologna tremare faceva il mondo, e siamo molto attaccati alla squadra, lo seguivamo anche in Serie C perché noi non abbiamo mai mollato il Bologna, siamo andati a vedere anche Bologna, mi ricordo Bologna creava il Core, che era una partita di campionato, si pensava che fosse un'amichevole, invece era di campionato. Certo. Abbiamo visto anche Bologna-Carpi, tenevamo il Bologna, quindi siamo bolognesi fedeli, non bolognesi che quando c'è il Carpi o altre squadre cambiamo bandiera. Abbiamo sostenuto, lo sosterremo. Il Bologna quest'anno ha bisogno del pubblico, ha bisogno del tifo, perché veramente sarà un anno difficile. Io credo che sarà un anno duro, c'è bisogno di tutti. C'è anche adesso il fatto che manca ancora i nazionali, insomma che la squadra ancora non è al completo, però insomma è una squadra che deve supplire anche a mancanze di classe come c'era l'anno scorso, tipo Verdi. Graziano Verdi era un... Pensate che nel Carpi stava in panchina, voi pensate che non lo facevano giocare titolare a Carpi, è arrivato a Bologna e si è dimostrato quello che è. Secondo me i due svedesi saranno invece quest'anno molto importanti. Secondo me lì dietro abbiamo bisogno di due terzini buoni come loro. Poi vabbè, Zemaili è un giocatore con un piede molto, molto valido, Mattiello mi piace. Hai fatto l'abbonamento? Assolutamente sì. Sì, quindi sei già pronto per andare a... Il cuore rossoblu, il Bologna è una fede, non bisogna mollarlo mai. Ecco, beh, insomma, il Bologna è una fede. Bene. Se qualcuno si volesse iscrivere al tuo club, facciamo... Io sono su Facebook, mi trovano Giorgio Cavazzoli, mi mandano un messaggio su Messenger... E ci troviamo. E sei a posto. Sì, sì. Bene, grazie, ci sentiamo. Grazie a voi. Buona giornata.